Di pochi giorni fa la notizia che questo ragazzo è morto durante uno squat. Quando l'ho letta e ho visto il video mi è gelato il sangue. Anche questo ragazzo aveva 32 anni, mi sembra di aver letto. Faccio questo breve video per esortarvi sempre a stare assolutamente attenti ai carichi che usate in palestra. Ora, questa è una cosa tragica, non è per fortuna una cosa che succede spesso, ma l'idea di morire facendo uno squat perché magari abbiamo caricato troppo e non abbiamo usato le sicure è sicuramente un modo non ideale di lasciare questo pianeta. Chiaramente, vi ripeto, ho avuto i brividi e per vari giorni vi dico che ero un po', non dico scosso perché non conoscevo questo ragazzo, ma ci pensavo e dicevo: se vai su col carico e non metti le sicure, può davvero succedere a chiunque di farsi seriamente male durante un esercizio del genere. Quindi, perché faccio questo video? Non sicuramente per strumentalizzare la morte di questo ragazzo e far views, ma per mandarvi un messaggio. Quando io e i miei colleghi personal trainer vi diciamo: ragazzi, rispettate i pesi in palestra, non andate ad allenare l'ego perché vi potete far male, riscaldatevi sempre, eseguite sempre con una tecnica corretta, se andate sopra un determinato carico e non vi sentite sicuri, fatevi aiutare, fatevi guardare durante l'esercizio, lo facciamo per il vostro bene. Ok, perché chi sta di là da questa telecamera deve capire che di qua c'è comunque una persona che come voi si allena, che come voi sta a dieta, che come voi ha provato i massimali, ha provato lo squat pesante, ha provato la panca pesante e sa che è una cosa rischiosa andare su con i carichi. Quindi bisogna veramente prestare attenzione. Okay? Mi raccomando, mando questo messaggio perché penso sia importante ricordarvi che la palestra è sicuramente una cosa straordinaria, guardando se c'era il microfono ancora, a cambiarci la vita in meglio, tenerci in salute, darci un fisico di cui siamo fieri, ma sempre con rispetto verso il carico, perché farsi male è un attimo. Mi va di dire, per chiudere il video senza lasciarvi magari con un senso un po' di tristezza, che è morto facendo ciò che amava. Quindi magari una magra consolazione è che comunque è morto in palestra facendo sicuramente qualcosa che amava. Però ripeto, soprattutto negli esercizi dove avete un carico vicino alla testa, vicino al collo come la panca, che vi può scivolare e far davvero del male al collo, usate sempre le sicure. Se avete carichi pesanti, fatevi sempre guardare da una o più persone, perché questo ragazzo mi sembra sia morto sotto 200 e passa chili. Ora vi garantisco che anche se c'era lì una persona, non so quanto avrebbe potuto fare, magari certo rallentarlo e aiutarlo, ma ripeto, cercate di stare davvero attenti. Ci sono esercizi dove non correte rischi, come gli stacchi, perché se il bilanciere non si solleva o se lo mollate per terra non vi succede niente, ma ci sono esercizi dove potete davvero davvero infortunarvi e farvi un gran male. Quindi riscaldatevi, prestate attenzione, utilizzate carichi che siano in linea con la vostra forza e quando volete testare massimali o salire di carico cercate sempre, uno, di usare le sicure e di farvi aiutare da qualcuno di esperto in modo che non vi facciate male. Condoglianze alla famiglia di questo ragazzo. Come ho detto nel video di Jolinder, una vita spezzata a 32 anni è una vita purtroppo persa senza che una persona riesca a realizzarsi completamente e mi auguro che qualcuno vedendo questo video prima di andare in palestra e allenare l'ego ci pensi due volte e faccia le cose con un senso.